Sono Giorgia Andreozzi, gastronoma. Sono Erika Marignello, giornalista di viaggi. Eccoci qua. Allora, adesso andiamo da Giuseppe che ci aspetta e finalmente vediamo la porchetta. Miam miam. Sono le cose che proprio amo. Immagino. Eccoci, bentornate. Grazie. Grazie. Adesso entriamo in laboratorio e andiamo a vedere la produzione. Permesso. Permesso. Ecco. Buongiorno. Eccoci nel laboratorio. Vi presento mio fratello, Giampiero. Buongiorno. Che è il norcino, anzi il re norcino, che sta preparando la porchetta di San Ginesio di cui abbiamo parlato prima. Porchetta di San Ginesio perché noi dentro la porchetta, oltre al finocchio, al rosmarino e all'aglio, mettiamo dentro anche delle erbe che andremo a cercare qui nella zona di San Ginesio. Quindi tutte le erbette estive ce le mettiamo tutte, durante l'inverno c'è qualcosina in meno, però comunque anche d'inverno le erbe ne si trovano, quindi le mettiamo dentro per dare un sapore particolare. Quindi ci sono gli ingredienti segreti? Ci sono gli ingredienti segreti che non si vedono all'occhio ma si sentono sul sapore e sul gusto della porchetta di San Ginesio. E chi è che raccoglie le erbe ogni volta che dovete fare la porchetta? Quando ho tempo ci vado io e mio figlio, che ormai lui ha imparato più o meno quelle che sono le erbe che mi deve raccogliere, perché quando non ho tempo ci deve andare lui e sono qui, tutte nella zona. Gio, qui dove siamo? Siamo nelle segrete di Re Norcino, siamo sottoterra e nelle stanze di stagionatura che adesso Giuseppe ci fa vedere, perché sono divise in diversi settori. Tra l'altro un profumo strepitoso. Bellissimo vedere queste maestranze, insomma è sempre molto emozionante. Ora se volessimo vedere il risultato del lavoro appunto della famiglia Vitali, ci sarebbe la bottega delle meraviglie di Re Norcino che ci aspetta, che ne dici? Che sicuramente vediamo, solo che adesso dobbiamo un attimo andare a San Ginesio perché ci stanno aspettando, quindi proporrei di tornare tra poco. Va bene. Va bene per te? Benissimo, a più tardi. Grazie okay, mille, grazie. Ciao Giuseppe. Ciao. Eccoci Geo di nuovo a San Ginesio e ora ti faccio vedere una chicca incredibile. Vieni. Andiamo. Che meraviglia. Permesso. Guarda Geo, questo è un capolavoro che devi assolutamente non solo vedere ma anche conoscere, scoprire. Adesso scopriremo anche qualche dettaglio in più. Il pezzo centrale della mostra è la pala di Nicola d'Ulisse da Siena. Punto centrale della mostra anche per il concetto stesso del ritorno delle opere, in quanto qui il ritorno è ancora più rafforzato, in quanto viene riportata addirittura nella posizione originale, quindi non nella pinacoteca antica di San Ginesio, e bensì nella posizione che aveva nel 1950 all'interno dell'auditorium di Sant'Agostino. Questo capolavoro racconta la battaglia tra Ginesini e Fermani, la famosa battaglia della Fornarina, in cui i Fermani sono stati bloccati alle mura grazie all'allarme della Fornarina che ha svegliato i militari ginesini che poi hanno provveduto a bloccare l'ingresso e l'assedio dei Fermani. Bella Egeo. Sì, davvero un posto meraviglioso. E di qui? Wow. Qui abbiamo la sezione di Domenico Malpiedi, pittore ginesino. Thank you.
Il capolavoro di Nicola d'Ulisse da Siena che racconta... No, aspetta, cambia, sono ripartito dall'inizio. I Re Norcino, loro sono appunto norcini e allevatori da... Perché è qua, no? Sì, dopo. Quindi adesso dopo. Noi, aspetta un attimo. Dopo. Vai. Eccoci, Erika. Buongiorno. Buongiorno, Giuseppe. Ma scusa, ma se lui è lontano... No, lui adesso arriva. Ah, Vai. Non me lo ricordo. È sicuramente un messaggio importante a far passare. Ah, giusto. Vai. Ok. Vai. 3, 2, 1.